Dal 18 al 21 di agosto torna a San Gabriele la Tendopoli, il tradizionale evento religioso rivolto ai giovani non solo, giunto alla sua 41esima edizione. Anche quest'anno, a causa del Covid, le tende non torneranno a riempire il piazzale antistante il santuario di San Gabriele e si procederà con la virtual tende in parte virtuale solo l'ultimo giorno in presenza. L'edizione sarà introdotta dal 40° pellegrinaggio a piedi Terum San Gabriele, che si terrà la notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto. Abbiamo visto che i nostri ragazzi, che abbiamo seguito in questo anno in modo online, cioè con delle videoconferenze, avevano un'esigenza di ritrovarsi insieme e di vivere, di fare un'esperienza condivisa. Quindi abbiamo pensato di fare una parte della Tendopoli online e parte in presenza. In che modo? Quella che faremo online, i ragazzi saranno nel loro gruppo insieme e faranno dalle 3 del pomeriggio alla sera vita comune, e su questo stare loro insieme interverremo noi con della catechesi, con della condivisione. Questi i giorni che sono il 19 e il 20. Il 21 invece in presenza tutti quanti a San Gabriele con il cardinale Mauro Gambetti, che è stato in Tendopoli, con il quale io sono stato anche in montagna, e lui ha accettato volentieri, l'hanno fatto appena cardinale, quindi con gioia viene a condividere con noi questo momento, che per noi è stato un momento di grande festa. L'edizione di quest'anno è stata intitolata San Gabriele, un eroe senza maschera. Perché in un mondo in cui i nostri ragazzi sono affascinati dagli idoli, dagli eroi del momento, vogliamo proprio presentare un eroe vero, San Gabriele. Qual è la differenza? Che gli eroi di oggi sono fatti, sono costruiti, sono edificati per vendere. L'eroe senza maschera, San Gabriele, è un eroe che si è nascosto non per vendersi, ma per donarsi, per perdere la vita per gli altri.